Non vengo dal mondo della politica. Prima di questa esperienza non ho mai fatto politica, non sono mai stata una militante in altri schieramenti o cose del genere. Il nostro avvicinarci al mondo della politica è stato un approccio pulito, un approccio di curiosità più che altro. Questa grande cosa, la politica, cos'è? Alla fine ci siamo resi conto che, come dicevano loro, è prettamente partecipazione. Cioè, quello che noi vogliamo è partecipazione e proposta da parte di chi i problemi reali li conosce, chi meglio di un cittadino conosce qual è il fulcro del problema. Purtroppo, la nostra classe politica ad oggi, si è discostata talmente tanto dalla realtà che non capisce più cosa è giusto e cosa è sbagliato, perché tanto loro ormai vivono nei palazzi, vivono con stipendi che sono da capogiro, un mese di loro stipendio è un anno di lavoro per me, quindi voglio dire, non hanno proprio più il contatto con la realtà. A proposito di questo, vorrei ricordare che noi, quando ci siamo candidati, abbiamo firmato un impegno. L'impegno è quello di percepire uno stipendio massimo di 5.000 euro lordi, il che vuol dire che non prenderemo gli 11-12.000 euro più tutto il resto che prendono gli altri. Questo è a vantaggio del cittadino, sono tutti soldi risparmiati che possono essere reinvestiti e possono essere utilizzati, per esempio, per un reddito minimo di cittadinanza, che darebbe la possibilità di togliere quel voto di scambio e quel ricatto occupazionale che la politica ad oggi attua. Non so se avete notato che ogni volta che c'è una campagna elettorale da fare, chissà com'è, iniziano tutti quanti a parlare di posti di lavoro. Questi posti di lavoro prima dove erano? Loro dove erano prima? Noi ci siamo sempre presi loro, ci siamo sempre stati. I nostri portavoce hanno un contatto diretto con noi. Quindi non sono persone che una volta elette spariscono dalla circolazione, fortunatamente sono sempre con noi e sono sempre a contatto diretto proprio per non perdere il filo logico, no? Di quello che si fa. Quindi il nostro impegno, se arriveremo in regione e spero che ci si arrivi in più possibili, il nostro impegno è proprio quello di mantenere il contatto con la realtà. Questo è dato dall'abbassamento dello stipendio, è dato dal vincolo dei due mandati, quindi i due mandati, qualsiasi essi siano, poi via a casa, ci torna a fare quello che facevi prima. E questo, a mio avviso, è di fondamentale importanza. Quindi quello che personalmente chiedo, no, a chi ascolta, a chi ci ascolta, è di non pensare a noi come persone che oggi ci sono e domani si intascano lo stipendio, se ne vanno e quando vengono chiamate dicono non c'ho da fare. Pensate a noi come punti di riferimento un domani in regione, come persone che potete contattare sempre per qualsiasi problema, perché noi ci siamo, perché ci hanno dimostrato i nostri portavoce che questo è possibile, quindi perché non dovremmo farlo a livello locale? Quindi questo è l'invito che io vi faccio. Credete in noi, credete in quello che noi possiamo fare. Lo possiamo fare soltanto grazie al contatto diretto con i cittadini.